Ciao Runner Rospi e benvenuti a questo nuovo fantastico Draw My Childhood. Ebbene sì, ho deciso di spaziare un po' tra le cose che mi piacerebbe raccontarvi e magari parlarvi di qualche aneddoto o qualche cosa buffa e divertente che mi è successo quando ero piccola. Ciò che vi voglio raccontare comincia con una mia ricerca di qualche giorno fa su Google, che è appunto Caino e Abele fanno le frittelle. Potrebbe all'apparenza sembrare una cosa molto no sense, però vi assicuro che pianta le sue radici in una vecchia convinzione che ho sin da piccola, ovvero che Caino e Abele facciano le frittelle nel cielo. Su Wikipedia ho trovato subito la risposta alla mia domanda, infatti c'è una vecchia filastrocca che recita dei versi proprio a proposito delle frittelle di Caino, quindi sicuramente la fautrice di queste mie convinzioni è stata mia nonna. Quindi per me Caino e Abele erano semplicemente quelli che facevano le frittelle in cielo. Mentre in realtà la storia originale è ben diversa, infatti Caino e Abele sono i figli di Adamo ed Eva. Caino era molto geloso di Abele e quindi lo uccise, non avendo mostrato nessuna sorta di pentimento di fronte a Dio, fu appunto esiliato sulla luna. Da qui credo nasca la filastrocca e tutto il resto. Il pensiero ridondante che però io avevo in testa è che Caino e Abele non si trovassero davvero sulla luna, bensì su un castello volante, luminoso e giallo, che io vedevo tutte le sere fluttuare nel cielo di Camucia. Di questa mia convinzione non ne ho mai parlato con nessuno, soprattutto perché se l'avessi fatto quando ero ancora una bambina, sono sicura che nessuno sarebbe stato disposto a credermi. Ma quando di notte io guardavo il cielo e come ogni volta vedevo quel castello fluttuare lassù in alto, mi immaginavo quanto si stessero divertendo Caino e Abele nel preparare le loro frittelle. A quanto mi sarebbe piaciuto poter essere lì con loro almeno una volta, soltanto per provare ad assaggiarle. E vi assicuro che ogni volta mi veniva davvero l'acquolina in bocca. Insomma, quella per me era per così dire una certezza, sullo stesso piano se non superiore a quella di Babbo Natale. E proprio perché non l'avevo mai detto a nessuno, lo è rimasta per molto molto tempo. Difatti la consapevolezza, proprio come per Babbo Natale, è sopraggiunta da sola con l'età. Il mio paese natale, ovvero Camucia, sorge ai piedi di Cortona, che è un altro paese che sta su una collinetta in Val di Chiana. In cima alla collina ci sta la fortezza del Grifalco, che altro non è che il mio castello volante, che purtroppo però così perde completamente il suo fascino e diventa una banalissima fortezza dei Medici. Il motivo per cui ero così convinta che in realtà quello fosse un castello volante è perché di notte, quando tutte le luci sono spente, la fortezza viene illuminata con dei grandissimi riflettori arancioni e diventa l'unico punto luminoso sulla cima della collina. E se sei una bambina di 6 anni con un bel po' di fantasia, la storia del castello volante effettivamente sembra davvero molto plausibile. Ad ogni modo, questa era la storia del castello volante che sta a Camucia. Fatemi sapere con un commento qua sotto se questo piccolo aneddoto vi è piaciuto e se ne avete anche voi riguardo la vostra infanzia e soprattutto ricordatevi di mi piacere questo video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo Draw My qualcosa e per il resto nulla, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!